Caporalato a Siena, immigrati sfruttati, tre gli arresti. Udienza Monte dei Paschi, ammessa la Costituzione come parte civile degli azionisti. Notte dei ricercatori, tanti gli appuntamenti a Siena. Per lo sport Emma Villas verso la prima di campionato contro Massa. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Apriamo parlando della notte dei ricercatori, un giorno importante per Siena, un giorno importante per l'Università di Siena. Fra poco inizierà il concerto di Baustelle, ma la giornata è stata una giornata ricca di eventi, tutta legata appunto alla notte dei ricercatori. Noi siamo in collegamento diretto con Veronica Costa, che dovrebbe essere in compagnia del magnifico rettore Francesco Frati. Il collegamento diretto proprio di fronte all'entrone di Piazza del Campo, dovremmo già vederla, e allora subito la linea a Veronica Costa per sentire le parole del rettore Francesco Frati. A te, Veronica. Sì, siamo con il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, in questo momento. Oggi notte della ricerca, una giornata con tanti eventi, più di 90 eventi a Siena e tanti ricercatori impegnati. Una giornata dedicata alla ricerca e all'importanza che questa ha, non solo, anche il lavoro dei ricercatori e di quanto loro fanno. Sì, abbiamo fatto in modo di portare i ricercatori nelle piazze della città, i cittadini hanno risposto alla grande, bambini, grandi, nonni, genitori hanno potuto parlare con i ricercatori, dialogare con loro, interrogarli e capire da loro perché è importante il lavoro che fanno e capire qual è lo sforzo che si fanno per raggiungere i risultati delle loro ricerche, ma soprattutto con quanta passione e con quanto entusiasmo svolgono le loro ricerche. Ecco, un momento importante oggi anche per l'arrivo della famiglia di Giulio Regeni. Ha parlato durante il Graduation Day, che oggi appunto ha avuto il suo primo appuntamento, quello per i dottori di ricerca di questo anno. È stato un momento molto emozionante. Sì, è stato molto emozionante. Noi avevamo organizzato il Graduation Day, il momento in cui diamo il titolo di dottorato a 40 nuovi dottori di ricerca che si sono appunto addottorati nell'anno. Abbiamo deciso di invitare la famiglia Regeni perché Giulio Regeni era un dottorando quando è tragicamente scomparso, e ci è sembrato importante non soltanto far ascoltare ai nostri ragazzi la loro testimonianza, ma ci è sembrato importante invitare i genitori di Giulio Regeni in modo tale che non si spengano riflettori su questa storia, in modo tale che sia ancora tenuta alta l'attenzione affinché si possa finalmente avere giustizia. Bene, noi ringraziamo il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati, e come potete vedere in questo momento si sta aspettando in Piazza del Campo per il concerto di Baustelle, che chiuderà la giornata della ricerca. Io ridò la linea allo studio. Grazie a Veronica Costa, grazie al rettore Francesco Frati per questa importante giornata, la notte dei ricercatori. Abbiamo sentito le sue parole e durante questo pomeriggio si è svolta anche la cerimonia del Graduation Day per i dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo durante l'ultimo anno, come appunto ha preannunciato il rettore. Uno degli oltre 90 eventi della notte dei ricercatori. Il servizio. Sì, è la prima volta che ci siamo presi l'onere e l'onore di celebrare in maniera ufficiale un passaggio fondamentale dell'alta formazione, il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, che è il più elevato livello di formazione che può essere conferito a livello universitario. Abbiamo ritenuto che fosse naturale collocarlo nella festa dei ricercatori, questa giornata dedicata alla notte della ricerca, che sarà un elemento di divulgazione e di conoscenza verso il pubblico di tutta la produzione scientifica fatta nel nostro Ateneo e in moltissimi altri Atenei italiani.
e quindi abbiamo ritenuto che questo fosse il contenitore più idoneo, e con un ospite di onore come i genitori di Giulio Regeni, che era un giovane ricercatore che nel corso del suo dottorato è in corso nelle vicende tragiche che tutti conosciamo, e quindi ci sembrava opportuno anche poter dare un ulteriore riconoscimento a questa vicenda tenendo accesa l'attenzione della popolazione anche su questo aspetto della ricerca. E infatti si è parlato anche del caso di Regeni durante un convegno sul diritto internazionale dove erano presenti proprio i genitori. Ai nostri microfoni Umberto Rinciulli di Amnesty International Siena. Fin da quando c'è stata appunto la vicenda che tutti conosciamo, Amnesty si è schierata al fianco della famiglia Regeni per fare in modo di esercitare pressioni sul governo egiziano e anche sul governo italiano per ottenere verità e giustizia. L'attività di Amnesty è sia un'attività di pressione diretta, sia attraverso gli appelli di raccolte firme che noi facciamo in tutta Italia, e Amnesty lavora in tutto il mondo, quindi gli appelli vengono fatti firmare in tutto il mondo. E quindi noi continuiamo a tenere alta l'attenzione dell'opinione pubblica su questo caso in modo che si raggiunga veramente verità e giustizia per questo caso. Bene, chiusa questa bella pagina dedicata all'Università di Siena, apriamo quella della cronaca. Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi con l'accusa di caporalato, ovvero di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il servizio. Nelle prime ore del mattino i carabinieri della compagnia di Poggibonsi con i colleghi del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Siena hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti stranieri di nazionalità curda responsabili di intermediazione illecita, caporalato e sfruttamento del lavoro. L'indagine aveva tratto origine da un esposto presentato nel mese di febbraio scorso da un cittadino di Radda in Chianti che, dopo un incendio che si era verificato in un edificio, aveva segnalato le precarie condizioni alloggiative di alcuni stranieri sistemati in un fatiscente appartamento in località Palagio di Radda in Chianti. Le indagini, coordinate dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena Salvatore Vitello e dal sostituto Nicola Marini, consentivano di documentare effettivamente le pessime condizioni di vita di circa 40 operai, risultati dipendenti di una società di intermediazione con sede nella provincia di Grosseto, sottoposti tutti ad orari di lavoro estenuanti. Gli operai venivano accompagnati con numerosi furgoni sui luoghi di lavoro e costretti a sostenere faticose attività agricole oltre agli orari contrattualmente concordati. Nel corso dell'indagine venivano individuati due ulteriori appartamenti a Castellina in Chianti e a Vagliagli, utilizzati come dormitorio. Dai documenti sequestrati è emerso che gli operai erano retribuiti solo per una parte delle ore di lavoro realmente effettuate e non erano rari gli episodi di maltrattamento. All'interno delle squadre di lavoro organizzate si era venuta a creare una consolidata gerarchia di disparità di trattamenti economici a seconda delle etnie dei componenti delle squadre stesse. Le vittime erano anche costrette a trattenute sullo stipendio come corrispettivo dell'acquisto degli strumenti di lavoro che utilizzavano. Nello stesso contesto e per gli stessi reati sono stati indagati ulteriori tre persone. La società alla quale fanno capo tutti gli indagati è stata sottoposta per ordine della magistratura senese a controllo giudiziario da parte di un commissario specificatamente nominato. Bene, allora sentiamole le parole proprio al termine di questa vicenda del caporalato. Quali sono state le parole di Salvatore Vitello, procuratore della Repubblica di Siena? Sentiamole. Condizioni di abitabilità molto degradanti, condizioni di lavoro pessime perché impieghi diciamo oltre misura rispetto agli orari normali, oltre all'impiego anche come dire, una sorveglianza, una vigilanza molto invasiva. Sono tutta una serie di indicatori che sono previsti espressamente, questo è previsto in maniera analitica dalla norma e sono state nel nostro caso tutte riscontrate. Procuratore, qui si parla di stranieri che sfruttano stranieri.
Beh, è proprio così, sì, stranieri che sfruttano stranieri. Cioè, no, voglio dire, non è che sia prerogativa nazionale quella dello sfruttamento del lavoro, chiunque, o è cittadino o è straniero, certo lo straniero ha più facilità forse, nel senso che riesce a entrare più in sintonia con gli stranieri della propria regione, ma questo può succedere. Può succedere sempre, perché il reato lo commette chiunque, e chiunque può essere, sia il cittadino che lo straniero. Cambiamo argomento, parliamo di politica, ore decisive per la segreteria provinciale del PD. È sempre più insistente la voce che il candidato possa essere Massimo Bernazzi. Vediamo. Si sta rivelando più difficile del previsto la scelta di una candidatura unitaria provinciale per le correnti PD renziane legate una a Scaramelli e l'altra a Luigi Dallai. Dopo il ritiro delle candidature di Bettolini e Grazzi, il nome del candidato scelto dalla corrente scaramelliana, ma che riscuota anche il pieno consenso da quella legata a Dallai, sarebbe dovuto uscire nella giornata di giovedì. Mentre continua anche adesso il toto nomi. In pole position Massimo Bernazzi, sindaco in passato del comune di Montrone d'Arbia, ex manager bancario, su di lui dovrebbe convergere tutta l'area renziana. Il suo nome è emerso nella riunione che si è tenuta mercoledì sera al Circolo Arci di Fontebecci, ma non è l'unico in lizza per l'area scaramelliana. C'è anche Silvana Micheli, Pamela Fatighenti, Renato Renai, Alessandro Pinciani, che potrebbe però essere interessato anche alla corsa per l'unione comunale, che al momento vede in campo Ginevra La Russa e Simone Vigni. Mentre sta perdendo quota l'ipotesi di Roberto De Vivo di fronte a quella di Fiorenza Nitrini sul fronte orlandiano. Sinistra PD che ha invece le idee chiare per il candidato provinciale Andrea Valenti, che rafforza la sua posizione con l'appoggio del sostegno accolto con soddisfazione, afferma Valenti. È un sostegno lontano da me come persona, ma i temi che abbiamo messo in campo per questo congresso, un sostegno alla nostra idea di politica e alla nostra idea di futuro per la provincia di Siena. E anche il listone va verso il candidato con l'incognita Neri. Sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio. Ancora riunioni tra tutte le forze che potrebbero andare a comporre il listone dell'opposizione. Ufficialmente si parla di programmi condivisi, ma in dubbio il tema del candidato da ufficializzare nei prossimi giorni è quello prioritario. Sembra che ormai la candidatura quasi certa sia quella di Luigi Mossi, che ha dichiarato che sceglierà la Prodi il prossimo 4 ottobre, ma ancora ci sono molte cose da limare e anche qualche concessione da fare. Con un comunicato l'Unione delle Forze Civiche Senesi spiega che prosegue il lavoro di condivisione programmatica e si valutano insieme le possibili candidature a sindaco, che dovrà essere un senese che incarni i valori su cui si fonda l'Unione, una figura nuova alla politica in grado di unire competenze e professionalità alla volontà di guidare un progetto di effettivo cambiamento di metodi e mentalità. L'Unione ribadisce che anche la preclusione ai partiti e la vocazione inclusiva ai movimenti che condividono il progetto. Il tavolo ha aggiornato i lavori alla prossima settimana, dove si definirà anche la presentazione ufficiale della coalizione alla cittadinanza. Quindi esclusi i partiti, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, che correranno da soli con il loro simbolo, anche se probabilmente con un candidato unico proposto da Forza Italia, e Movimento 5 Stelle, che non vuole trovare accordi, il listone ha l'obiettivo di includere più forze possibili, probabilmente anche accettando di avvicinarsi a qualche gruppo, circolo o movimento che prima di oggi ha cavalcato quasi tutto l'arco costituzionale. Una disponibilità illimitata che non è piaciuta a Eugenio Neri, che scrive che se non si isolano determinati personaggi che allontanano la fiducia delle persone, allora non si può ragionare su un'alternativa. Pare che Neri non escluda di riunire intorno a sé gli scontenti e presentarsi autonomamente, come ha già deciso di fare d'altronde Pierluigi Piccini, che nei prossimi giorni aprirà una sede aggregativa dove intanto si parlerà di arte. E parliamo adesso dell'udienza Monte dei Paschi, udienza preliminare per Viola e Profumo, ammessi come parte civile anche gli azionisti. Sentiamo. Si è svolta questa mattina a Milano l'udienza preliminare nei confronti dei vertici MPS. Il GUP Alessandra Del Corvo ha ammesso i 200 azionisti come parte civile nel processo ed ha poi rinviato al prossimo 10 novembre, quando probabilmente saranno ascoltati l'ex presidente Alessandro Profumo, l'ex amministratore delegato Fabrizio Viola e Paolo Salvatori, che nel periodo in esame era presidente del collegio sindacale. Non si esclude che i tre imputati decidano a questo punto di chiedere il rito abbreviato. Nell'udienza di questa mattina è stato anche deciso di riunire il procedimento
provvedimento nei confronti di Banca MPS, indagata per responsabilità amministrativa degli enti, con quello che vede coinvolti gli ex vertici accusati di aggiotaggio e falso in bilancio, in relazione ai derivati Santorini ed Alessandria, con riferimento a contabilizzazioni non corrette nei bilanci dal 2011 al 2014. Cambiamo ancora argomento, parliamo della vicenda degli aumenti degli amministratori di SEI Toscana. Siena Ambiente era contraria. Il servizio. Un aumento consistente, quello dei compensi per i componenti del nuovo CDA di SEI Toscana, entrato in carica dopo la decapitazione di precedenti vertici, che sono passate dai 300.000 euro lordi annui a 460.000. L'aumento è stato approvato dalla maggioranza dei soci su richiesta del CDA, ma Siena Ambiente ci tiene a precisare che in tale seduta ha espresso voto contrario, manifestando agli azionisti presenti una forte opposizione rispetto all'atto proposto. Secondo il presidente di Siena Ambiente, Alessandro Fabbrini, è stato un atto immotivato e ingiustificabile. Una decisione che non condividiamo, ha spiegato Fabbrini, perché in questo particolare frangente, stante il commissariamento, riteniamo insensato incrementare i compensi degli amministratori. Non vi era alcuna giustificazione formale e sostanziale per approvare gli aumenti e per tale ragione abbiamo votato contro la proposta. Quanto avvenuto in assemblea è un brutto segnale nei confronti dei cittadini e di una parte importante dei soci stessi. Paolo Morello è stato assolto in appello dall'accusa di abuso d'ufficio e sarà presto reintegrato nel ruolo di direttore generale della ASL Toscana Centro, quella che comprende Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli. I dettagli nel nostro servizio. Paolo Morello è stato assolto in appello dall'accusa di abuso d'ufficio e sarà presto reintegrato nel ruolo di direttore generale della ASL Toscana Centro, quella che comprende Firenze, Prato, Pistoia ed Empoli. La vicenda risale al 2011. Morello, allora direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese, aveva nominato alla direzione amministrativa Giacomo Centini, incarico che secondo l'accusa era stato assegnato ancor prima che il nome di Centini fosse formalmente nella lista dei candidabili. Per questo Morello era stato sospeso dalla Regione dal ruolo di direttore della ASL. Era stato condannato dal Tribunale di Siena a un anno di reclusione e con quella condanna era decaduto anche dalla direzione dell'azienda sanitaria Toscana Centro, ruolo che aveva ricoperto appena 9 giorni prima della sentenza di primo grado. Secondo la Procura di Siena, Morello aveva scelto per quel ruolo Centini, malgrado questi non fosse iscritto in un elenco della Regione che raccoglie le persone con i requisiti per fare direttori amministrativi. Non solo, Centini avrebbe anche mentito su un altro requisito, dichiarando di aver svolto per almeno 5 anni attività dirigenziale negli enti pubblici o privati. La Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza e Morello può tornare al suo lavoro. E parliamo adesso di Palazzo Diavoli, perché la seconda commissione della Regione ha approvato all'unanimità la mozione della Lega Nord per quanto riguarda la valorizzazione di questa struttura. Noi ne abbiamo parlato con Marco Casucci. Do con grande soddisfazione la notizia che il Consiglio regionale nella seconda commissione ieri ha approvato all'unanimità la nostra mozione per quanto riguarda la valorizzazione e la promozione della conoscenza di questo straordinario patrimonio della città di Siena, Palazzo dei Diavoli. Con la nostra mozione, che ha avuto un emendamento del Partito Democratico, cosa chiediamo? Chiediamo che l'amministrazione regionale segnali all'amministrazione comunale di Siena che appunto venga inserito Palazzo dei Diavoli nelle iniziative volte alla conoscenza e alla promozione della Via Francigena. Quindi è un modo per far sì che questo importantissimo patrimonio di Siena abbia finalmente la sua valorizzazione. È un altro grande risultato della nostra azione politica in Consiglio regionale, dopo i finanziamenti per la frana di Terrenzano Bel Caro, dopo i finanziamenti per il padiglione Connolly per il restauro di questo altro patrimonio di Siena, siamo riusciti quindi di nuovo a ottenere una vittoria nell'interesse di tutti i senesi. E c'è un importante traguardo raggiunto dall'unità di chirurgia bariatrica dell'azienda ospedaliera universitaria senese, il cui responsabile è il dottor Giuseppe Vuolo. Superata quota 1000 interventi su pazienti affetti da obesità patologica. Sentiamolo. Indubbiamente il traguardo dei 1000 interventi è molto importante per una struttura che si occupa di un problema specifico come quello dell'obesità patologica. Questo traguardo, tra l'altro, è stato già superato da un po' di tempo, ma abbiamo
per ora preferito non pubblicizzare la cosa, perché volevamo arrivare a una computerizzazione completa dei 1000 interventi, che in realtà sono di più, perché nei primi anni di attività tale inserimento in un sistema computerizzato non avveniva. Naturalmente raggiungere questo traguardo è importante non solo per la nostra unità operativa, ma anche per tutta l'azienda ospedaliera, perché altre unità operative collaborano in maniera fattiva con noi nella preparazione e nei controlli successivi all'intervento dei pazienti che noi operiamo. E quindi voglio ricordare soprattutto le unità operative di endocrinologia con la dottoressa Ciuoli, di dietologia con la dottoressa Paolini, di psichiatria con la professoressa Goracci e di anestesia con la dottoressa Balti. Oltre a questi professionisti, a questi colleghi che più attivamente lavorano al nostro fianco, vi sono tutta una serie di altre professionalità che intervengono in tutto il programma complesso di preparazione del paziente all'intervento e anche successivamente nel follow-up. Per cui è un progetto che vede insieme una serie di realtà della nostra azienda e che ha portato al raggiungimento appunto di un traguardo importante, che è stato prima quello dell'accreditamento del nostro centro fra i centri riconosciuti dalla Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità, e da 3 anni a questa parte al raggiungimento del grado di centro di eccellenza. Le strade bianche del Chianti Senese sono pronte ad accogliere l'eroica, ce ne parla Gabriele Voltolini. È il weekend dell'eroica. Torna infatti, come da consuetudine, nella prima domenica di ottobre, l'appuntamento con l'Eroica, la manifestazione ciclistica che ci riporta indietro nel tempo. Migliaia di appassionati delle due ruote invaderanno le strade bianche del Chianti ed in particolare il paese di Gaiole, teatro della manifestazione. Bici e abbigliamento d'epoca sono i requisiti per partecipare all'Eroica, che partirà domenica mattina da Greve in Chianti. In programma anche tutta una serie di eventi collaterali, iniziati nella giornata di ieri e che si concluderanno proprio domenica dopo la corsa ciclistica. 7.000 gli eroici che prenderanno parte all'edizione 2017, con le iscrizioni che si aprono nel mese di marzo e si chiudono in pochissimi giorni, vista la grande richiesta di partecipazione. Quest'anno inoltre circa 800 partecipanti sui 7.000 totali saranno di sesso femminile. E noi ci spostiamo in Valdelsa, a Poggibonsi, è ufficialmente partito l'iter per la realizzazione del nuovo progetto di Piazza Mazzini, una delle aree storiche di Poggibonsi che cambierà radicalmente volto, ovviamente non senza le prime polemiche, ce ne parla Federico Fornai. Con la gara pubblicata con scadenza il prossimo 25 ottobre è partito ufficialmente l'iter per la riqualificazione di Piazza Mazzini a Poggibonsi, una nuova fase che porterà all'aggiudicazione dei lavori e quindi al vero e proprio cantiere, presumibilmente con l'inizio del 2018. L'intervento di riqualificazione ha un costo complessivo di oltre 2 milioni di euro e si realizza all'interno del progetto di innovazione urbana Città più di Città, cofinanziato con risorse europee dalla Regione Toscana e presentato dai comuni di Poggibonsi e Colle di Valdelsa. La piazza si estende per 7.800 metri quadrati e tutti gli spazi saranno ridefiniti, oltre a quelli destinati alla socializzazione, che saranno valorizzati e aumentati anche attraverso cura dei materiali, scelte cromatiche di arredo, pavimentazioni in pietra. Nella parte alta della piazza sorgerà un'ampia area verde attrezzata con vialetti pedonali, ma è proprio su questo aspetto che sono già sorte le prime polemiche. Per il nuovo verde che avanza, molti cittadini si stanno battendo per il verde che potrebbe essere abbattuto, senza considerare la lunghezza e la grandezza stessa delle cantiere, che va ad insistere in una zona particolarmente calda, stazione, ufficio postale e terminal autobus. Un bel da fare da questo punto di vista per l'amministrazione comunale di Poggibonsi. E adesso a Colle Valdelsa, perché è stato presentato in anteprima il progetto della ristrutturazione del nuovo Museo del Cristallo. Il disegno, che interesserà tutta la piazza, prevede un nuovo schema architettonico, nuovi livelli e molto più verde. Il servizio di Carlotta Lettieri. Inizieranno nei primi mesi del 2018 i lavori al Museo del Cristallo e alla piazza adiacente. 1.200.000 euro per un progetto che servirà a valorizzare e rendere più fruibile il museo che racconta la storia dell'industria colligiana.
Il progetto di riqualificazione del Museo del Cristallo nasce da una proposta della Regione Toscana sul piano innovazione urbana, finanziamenti per riqualificare le aree urbane. E noi abbiamo deciso di partecipare con la ristrutturazione di questo museo e di questa piazza, la piazza che è sopra il museo. Perché puntare sul museo? Ma in generale perché uno dei nostri obiettivi è quello di puntare sulle strutture culturali, le strutture che possono servire a conoscere la storia di Colle di Valdelsa, a conoscere quella che è l'identità industriale legata a Colle di Valdelsa. Certo, in questo momento di crisi, di difficoltà, forse ripartire dalla cultura, forse ripartire dalle nostre strutture culturali è il principio, è la base di partenza. Bisogna ricordare chi siamo per poter andare avanti, per sperare in un futuro migliore. Quindi la riqualificazione sostanzialmente punta sull'impermeabilizzazione sul museo, punta su una fruibilità maggiore, punta sull'ampliamento dell'ingresso, così da creare un bookshop che sia un punto di riferimento per tutte le molerie, per tutte le cristallerie, ma soprattutto che sia un incentivo per i turisti e per le persone che vengono a Colle a comprare il cristallo e a vedere qual è la nostra storia. Sempre a Colle, ma per parlare di sport, perché inizia una nuova stagione per la squadra di pallavolo della PGS Pietro Larghi, che dopo la retrocessione guarda avanti per un campionato da protagonista. Sono state presentate anche le nuove maglie ufficiali. Carlotta Lettieri. Sono state svelate ieri sera nel palazzetto di Viale dei Mille a Colle di Valdelsa le nuove maglie da gioco della prima squadra femminile della PGS Pietro Larghi Volley, che quest'anno militerà nel campionato di prima divisione. La serata è stata l'occasione per presentare alle atlete e alle loro famiglie il nuovo sponsor della società, ma soprattutto per presentare le ragazze della prima squadra. Veniamo da un'esperienza in Serie D che non è andata come volevamo, però ripartiamo dalla prima divisione con lo spirito giusto e con la volontà di risalire subito ai piani più alti. L'evento è stato un momento importante per la società biancoazzurra che, oltre ad ottenere buoni risultati sportivi, è da sempre un'eccellenza della provincia di Siena, soprattutto per il lavoro che viene svolto quotidianamente con le atlete più piccole. Il nostro motore, la nostra forza è il settore giovanile. E queste quasi 200 ragazze piccoline che tutte le sere occupano la palestra. Ed è lì che si deve lavorare ed è lì che ci stiamo impegnando perché tutte abbiano un percorso di crescita sportivo e soprattutto caratteriale. In bocca al lupo ovviamente anche da parte nostra. Noi ci spostiamo invece a Montalcino, nel palazzo comunale, appunto storico. Da oggi fino al 15 ottobre sarà infatti allestita una mostra, la mostra Gioielli per l'anima dell'artista senese Marta Perugini. Sentiamo Lorenzo Agnelli. Il Palazzo Comunale Storico di Montalcino ospita fino al 15 ottobre la mostra di Marta Perugini, Gioielli per l'anima, una produzione artistica che ha in sé il sentimento del sacro e che tenta di salire direttamente verso Dio. Immagini che raffigurano personaggi sacri e divini e che riportano alle pitture dei maestri del XIII e XIV secolo. Queste sono opere che si ispirano all'iconografia bizantina, però ovviamente io sono senese, quindi c'è una contaminazione anche del nostro 300 senese. È particolare anche e soprattutto per i materiali e le tecniche che uso, perché sono proprio le stesse del 300, tempera all'uovo, pigmenti naturali, fondo in oro zecchino sulla base di bolo armeno, una preparazione della tavola estremamente lunga con gesso impastato con colla di coniglio. In effetti la sua è una tecnica artistica in netta divergenza con l'arte moderna e contemporanea, con lo scopo di mantenere vivo nel presente ancora quel dialogo antico tra arte e fede.
Eccoci alla nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio, allenamento pomeridiano per la Robura Colle Valdelsa, la squadra di mister Mignani tornerà ad allenarsi domani mattina sempre a Colle per la seduta di rifinitura a porte chiuse in vista della trasferta di domenica contro la Carrarese. Siamo al basket, siamo carichi e non vediamo l'ora di iniziare. Venderemo cara la pelle. Il coach biancoverde Giulio Griccioli suona la carica nelle ore precedenti l'esordio in campionato della Soundreef Menzana. Archiviata la pre-season con un bilancio più che positivo, sono arrivate solo due sconfitte con squadre di categoria superiore. Brindisi e Pistoia da domenica alle ore 18, ricordiamo in diretta sulla nostra emittente Siena TV, canale 90 del digitale terrestre, si comincerà quindi a fare sul serio. Siamo al volley, la Emma Villas Siena si prepara per l'esordio in campionato previsto nel weekend. Intanto la società mette a segno un importante colpo di mercato acquisendo l'opposto della nazionale portoghese Marco Ferreira. Noi sentiamo l'intervista ad Alessandro Graziani. Iniziamo, abbiamo fatto a mio avviso un buon precampionato e ora domenica abbiamo la prima partita in trasferta contro Massa, è una squadra che abbiamo già iniziato ad analizzare, a studiare e presenta alcune buone insidie che comunque stiamo iniziando a conoscere, e tra tutti sicuramente De Marchi e Bolla che sono due terminali offensivi buoni a mio avviso. E, come ti dicevo prima, il precampionato è andato bene, ci stiamo preparando bene e nonostante un paio di assenze che comunque durante l'allenamento si sentono, stiamo facendo a mio avviso un buon lavoro. Ma ti dirò, la prima giornata io di solito non la considero molto perché comunque spesso sono accaduti risultati inaspettati, sono accadute cose che comunque non erano preventivabili. E il campionato si inizia a guardare i veri valori e secondo me iniziano a vedersi dal girone di ritorno, dalla prima girone di ritorno iniziamo veramente a capire quelle che sono le squadre quotate per poter fare un buonissimo campionato. Insomma. Tantissimo, perché è una cosa che cercavo da molto tempo e non sono riuscito mai a avere questa occasione, quest'anno che sono riuscito ad averla sicuramente la farò in modo di sfruttarla al massimo e niente, quindi sono contentissimo soprattutto di essere approdato in una società tra le più importanti per quanto riguarda questa categoria. Bene, siamo in chiusura, io vi ricordo che questa sera alle 21 andrà in onda su Siena TV la presentazione integrale della Soundreef Menzana che si è svolta mercoledì scorso al Rettorato e ricordo nell'occasione anche la presentazione della nostra TV come partner e TV ufficiale della Soundreef stessa. Vi ricordo anche che da lunedì prossimo questo TG andrà in onda, sempre ovviamente in rigorosa diretta, ma a partire dalle 19.30 per favorire proprio i telespettatori appunto per la visione delle nostre notizie locali. Grazie a tutti voi per l'attenzione, buon proseguimento di serata con i nostri programmi.